Buongiorno, ladies. Ok, buddy. Benvenuti in un nuovo weekly vlog. In questa settimana saremo insieme tutti i giorni. Volete sapere perché abbaia? Che state a fa qua? Che state a fa? Cose che non hanno senso in casa mia. Ma guarda che sei una tacchina. Ma non ti stai facendo... Non c'hai freddo, Misha? Sei sul ghiaccio, ma sei pazza. Perché? Che cosa è arrivata stamattina? Facciamo un passo indietro e adesso ve lo faccio vedere. È arrivata la mia box di HelloFresh. È una box ricette con tutto ciò che serve per realizzare piatti sempre diversi. Ci sono sia classici italiani rivisitati, sia piatti della cucina internazionale. Tu scegli le ricette sul sito e HelloFresh poi consegna gli ingredienti nelle giuste dosi e le schede ricetta che devi semplicemente seguire. Il menu cambia ogni settimana e soddisfa in generale tutti quanti, quindi puoi scegliere sia dal sito che dall'app le ricette che vuoi cucinare tra le 12 nuove proposte settimanali. L'abbonamento settimanale è flessibile e si può modificare selezionando sia il giorno che l'orario di consegna oppure anche metterlo in pausa quando si vuole. In generale si avrà meno spreco di cibo, tempo ed energie perché non si deve pensare a che cosa fare, non ci sarà un over acquisto di prodotti e di ingredienti di quantità che poi non servono. La box in più è riciclabile e gli ingredienti vengono direttamente dal produttore e sono freschi di stagione. Abbiamo anche un codice sconto che è delle di 65 se qualcuno vuole utilizzarlo per ottenere fino a 65 euro di sconto sulle prime tre box. Per chi fosse interessato il link è qui sotto nell'info box. Quindi queste sono tutte quante le 5 ricette che ho scelto questa settimana, le ho scelte per due persone, ovvero per me e per Nicola, e stavo un po' decidendo che cosa... ecco. Cosa fare stasera? Dicevo, mi voglio leggere bene tutto quanto per capire perché ad esempio alcune ricette hanno scritto mangiami per primo. E non penso che intendano come primo, poi il secondo, il contorno, proprio come tipo prima ricetta, perché magari ci sono delle cose che scadono prima. Infatti le cose con scritto mangiami per primo hanno il salmone e qui tipo la bistecca di manzo, quindi può essere. Quindi penso che stasera farò una di queste due, ovvero la 5 e la 11. Ed è la prima volta per me che non devo pensare a cosa fare. Mi hanno dato anche un codice sconto se volete utilizzarlo. Probabilmente lo utilizzerò anch'io se mi troverò bene, almeno per una settimana al mese, in modo tale che io non debba pensare a cosa fare. È già tutto pronto, mi arriva tutto pesato. Quindi proviamo questa settimana per bene. Proviamo tutte e cinque le ricette. In teoria dal lunedì al venerdì. Poi magari ne faremo una il sabato e la domenica invece di un altro giorno, perché ci saranno imprevisto. Però questo è il piano della settimana per quello che riguarda ovviamente la box di HelloFresh e parte del mio piano alimentare, perché sapete che sono seguita da una nutrizionista per la dieta alimentare, però non una dieta strict che devo mangiare tutto al vapore per perdere, no, proprio per mangiare bene, perché io mangiavo e ancora non sono brava. Comunque sono spesso un emotional eater e mangio spesso fuori pasto. Una cosa che mi frega è ad esempio mentre sto cucinando Nicola comincia a tirare fuori cose, stuzzica, spizzica e mi viene da farlo anche a me, quindi anche quella è una cosa che sto cercando di evitare. Magari adesso vado anche a vestirmi, perché da stamattina che ho il mio bel pigiamino mi è arrivato il momento di darmi una vestita. Voglio andare alla ricerca, sempre a proposito di ambito alimentare, di una o due novità che mi mancano, perché voglio fare il video sulle novità alimentari dal supermercato. Ne ho già comprate alcune ieri, però mi mancano due cosine che vorrei riuscire a trovare, in particolare una, quindi devo andare a girare un po' i supermercati della zona. Ho fatto lavare la macchina sabato, ma si sono credo dimenticati di fare il portabagagli dietro, quindi devo portare la macchina lì, devo anche portare la macchina a fare il pieno. Ciao Misha, buongiorno. Montare e editare una parte del video decluttering, che sicuramente avete già visto il secondo episodio, perché il primo è arrivato e ha superato i 15.000 like, quindi si deve assolutamente sbloccare il secondo. E nel pomeriggio vorrei vedermi con Deborah per un veloce aperitivo. Ah, per i planning, diciamo, perché dobbiamo un po' pianificare tutta la settimana. E voglio anche vedere i gattoni perché non li vedo da tantissimo tempo. In più devo firmare dei contratti, rispondere a delle mail. Pranzo preparato, adesso mangiamo e ci stiamo vedendo la prima puntata di Noi, mazza che tempismo, che sarebbe il remake di This Is Us, serie che noi amiamo. Fino ad adesso è esattamente identica. Per me non visto che sa Kevin, qui non fa l'attore, non bisogna il regista, qualcosa. Sono mio attore. Allora, ho appena finito di vedere con Nicola la prima puntata di Noi. Intanto mi sto facendo proprio un trucco velocino per uscire, ma ridatemi indietro un'ora della mia vita.
Non so chi di voi ha visto la serie Noi e chi di voi ha visto la serie This Is Us, che è importantissimo per capire poi l'opinione finale, no? Anzi, mi interesserebbe molto aprire un dibattito nei commenti, capire che cosa ne pensate, se l'avete visto, sia l'uno che l'altro, perché praticamente la serie This Is Us, che ha vinto tantissimi premi, è una serie TV bellissima, cioè veramente bellissima, a me piace tantissimo. Premi meritati, attori bravissimi che non erano straconosciuti a parte due prima di fare This Is Us. Hanno voluto farne una versione italiana che però non è ispirata, cioè è letteralmente uguale, cioè cambiano pochissime cose almeno nella prima puntata, ma uguale a tal punto che l'apertura e la chiusura sono uguali, con le stesse parole, le battute sono uguali, no? Solo tradotte. Cioè veramente troppo uguale, quindi ovviamente io mi fermo qui, cioè non continuo a guardarlo quello italiano, perché dovrei, ho già visto questa serie, capito, è troppo uguale. In più il paragone viene da sé, perché, e il paragone non lo regge quella italiana, cioè mi dispiace ma non lo regge proprio. In particolare trovo anche convincenti le scene con Lino Guanciale e l'attrice che interpreta Rebecca, che non mi ricordo qual è. Ma le scene dei figli, mamma mia, che Dio ci aiuti, soprattutto con il figlio che, diciamo, sarebbe il Randall italiano, che mi dispiace, ma cioè per me Randall è tipo troppo bravo, l'attore che interpreta Randall in This Is Us è imparagonabile, e quindi già capisco, cioè io tipo non avrei mai accettato la parte, perché cioè, è impossibile, veramente impossibile. Cioè Randall, l'attore, anche nei momenti di silenzio, ha un'espressività incredibile. E qui manca, mi dispiace un sacco, ma NCSP, non ci siamo proprio. Quindi io non la continuerò a guardare. Non la continuerò a guardare perché ho già visto This Is Us ed è troppo simile. Cioè poteva essere se era più bello dell'originale, ma è molto difficile che questo accada e non è questo il caso. Quindi mi chiedo, per chi è stata pensata questa serie? Perché io penso, no? Chi ha visto This Is Us difficilmente guarderà questa, ovvero Noi. Chi non ha visto This Is Us, perché dovrebbe vedere Noi e non This Is Us, l'originale? Non lo so, non capisco quale possa essere il target. Forse le persone un po' più grandi, gli anziani, che non hanno idea che This Is Us esista. Perché una persona che sa che This Is Us esiste e sa dove vederla, dove poterla vedere, non guarda Noi. Però non le ho trovate. Specchio mi fa capire che dietro c'è un problema con i capelli, devo fare una spazzolata. Comunque le scene di Lino Guanciale e appunto l'attrice che interpreta Rebecca, secondo me sono anche abbastanza sono le più convincenti sicuramente. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se l'avete vista. Se non l'avete vista, io l'ho recuperata su RaiPlay. Arrivati dai nonnini! Allora, sono andata a portare prima la macchina dove era stata lavata ed effettivamente non aveva passato dietro l'aspirapolvere, quindi l'ha passato, e poi gli dovevo anche dare una parte dei soldi che mancava, ecco qua, e gliel'ho data. Dopodiché ho fatto il piano alla macchina. Volevo lasciare la macchina qui sulle strisce blu e scappare un attimo dai miei a lasciare una cosa che devo lasciare. Ma vedo una multa nella macchina accanto alla mia. Nella zona dove vivono i miei hanno messo le strisce blu a caso. Ma a caso! Ovviamente i miei, essendo residenti, ci possono parcheggiare. Io devo pagare. Però devo veramente salire e scendere. Quindi mi sa che cerco un posto sulle bianche. C'è Buddy che sta fremendo. Sì, andiamo. Comunque la mia buona, non lo so, pensata mi ha ripagata, perché ho trovato posto sulle bianche. Sì, andiamo. Appena stati dai nonni, Buddy è distrutto perché ha giocato tantissimo, che poi c'era anche mia sorella, quindi ha rivisto tutti quanti. E adesso devo andare alla ricerca di qualche novità da supermercato per dei prossimi video. Alcune già le ho comprate ieri. Vado in particolare alla ricerca di alcuni biscotti caramello e cioccolato. Sapete, io amo il caramello. E anche dei cereali che ho visto. E anche, insomma, un po' di novità. Quindi penso che mi butterò sull'Elite. Ok, siamo arrivati qui da Elite. Non ho pensato a una cosa: non tutti i supermercati ammettono i cani. Ok, eccoci qua nel reparto biscottini.
Vediamo se troviamo quello che cerchiamo, un buddy, le novità. Allora, abbiamo Sera L'Oreo, ci stanno, ammazza, 4 euro. Oddio, li hanno rimessi. Ma raga, per quanto tempo non ci sono stati questi biscotti della salute con fave di cacao e cocco? Là vedo Mulino Bianco. Ho trovato un po', ma non tutto. In particolare i biscotti che ho scoperto si chiamano scacchieri, non c'erano. Sono riuscita a trovare i biscotti in un altro supermercato, che è il Castoro. E quindi adesso sto venendo a trovare Debora per un'oretta. Così poi facciamo un po' di planning insieme e torno a casa. Sono super gasata di cucinare la mia prima cena. Siamo a casa di zia Debora, vero? Che ha messo anche queste scalette molto carine. Dove è la pallina? E abbiamo una Ivy molto interessata che osserva la scena a debita distanza. Secondo me tra un po' giocheranno loro. Prima o poi. Sì. E lui il re della savana, che proprio... Da beato beato. Ciao, ma sei diventato grande, amore. Ma siete morbidi, morbidi. Sai che ho incontrato un Maine Coon l'altro giorno? Dove? Mentre ero in attesa dal veterinario. Oh, di che colore era? Sembrava Angelina Maine Coon. Che stupidotto. Ma come hai messo le orecchie? Ma sei scemo? Sembrava Baby Yoda. Oh, fa troppo ridere. Sei troppo amore. Ma ti mando lo screen del video. Sì. No, stupido! Adoro anche qui la vetrofania. Sì, sono rimaste così. Lui si diverte con la sua pallina, ormai è sua. Sì. Che belle queste scalette, chissà se le usa. Ti stavi a mangiare cibo loro? Non si fa? Non si fa? Guarda gli amici come ti guardo. Non si fa. Vai cuccia. Vai cuccia. Dai, dormi, guardi, così mini anche dormi. Quel gatto, eh. Signor chef, ha deciso cosa signor vuole chef questa sera? Quindi ricetta numero 5. Mi sembra tipo un po' la prova del fuoco, no? Un porro. Non abbiamo mai avuto un porro, Renì, dentro questa cosa casa. Strano. Allora, questa è la ricetta, poi qui a destra ci sono tutti quanti gli ingredienti che devi prendere, che appunto abbiamo tradotto quanto nella busta. Dalla dispensa sale, pepe e olio d'oliva, quindi aggiungete voi extra. E qui dietro abbiamo tutto quanto, tutta... Buddy, per favore! Sì, qua dice che ci vuole 30 minuti. È bello il porro, eh? Non tagliare? Non fa piangere come la cipolla, poi. Abbiamo tirato fuori l'artiglieria pesante, ovvero il wok, che usiamo troppo raramente, è bellissimo, e stasera per la ricetta, cioè per la ricetta ci sta. Fa riscaldare l'olio. Sta scaldando, mi piace questa situazione, impariamo anche nuove ricette e poi dovremmo tenere tipo tutte queste ricette. Non mangiare l'aglio. Ma Bri, vorrei mettere tipo tutte queste ricette in un ricettario. Ha scritto fuoco medio, forse è troppo alto. Eh beh sì, ma... Bello, guarda quanti tutto, colori. Tutto? Sì. Hai già messo pure quella cosa che si chiama latte di cocco? Sì. Quella cosa che si chiama latte di cocco. Qua c'è già il riso pronto. Che bello. Allora, ero sicura mi sarei divertita, perché a me piace cucinare, cioè ormai l'ho scoperto dopo qualche anno, ma non pensavo così tanto, cioè mi sono sentita veramente di aver fatto un piatto. Poi io parlo come se già fosse finito e fosse buono. Ok, aspettiamo. Però mi sono sentita comunque, a prescindere, di capito, di cucinare qualcosa di complesso in pochi minuti, che poi alla fine non era tanto complesso. Sembra molto bello. Che bel piatto. Vero? Buonissimo. Buono. Delizioso. Poi assaggio pure il salmone. Ah, non hai assaggiato il salmone? Amore mio. È meraviglioso tutto insieme. Buono. Dai. Molto poco, a parte che è bello da vedere. Prima cena approvata. Approvata. Adesso ci stiamo guardando, ovviamente abbiamo deciso di non andare avanti con noi. E stiamo guardando The Bold Type, terza stagione, che ci sta piacendo meno di quelle prima. Tu pensa che si inizia a vedere noi, magari no, perché non conosci This Is Us. E quello mi chiedevo infatti prima nel video, dicevo, ma chi è? Qual è il target? Cioè Batman. Ferma. No, Bri. E ieri mi è saltata, no. Buongiorno, oggi martedì 8 marzo, auguri. Non è una festa che festeggio particolarmente, aspetto gli auguri da papà, che me li ha già fatti. Poi non so se si vede, ho pianto,
il crollo mentale della settimana. La salute mentale è quella che è, ovviamente, con tutto quello che stiamo vivendo, e quindi è, nel mio caso, impossibile ogni tanto un momento di sfogo. Comunque ho fatto poi skincare, devo dire che penso di essermi ripresa. Ho scelto quale piatto cucinare oggi e faccio questo qui, lo faccio a cena. Formaggio greco alle spezie messicane al forno con verdure, ovvero zucca, broccoli e insalata. Very cute. E quindi di conseguenza mi sto organizzando il pranzo. Fa parte dei contacalorie, appunto, perché nel mio caso ho cercato di scegliere per la maggior parte, infatti 3 pasti su 5 sono parte del contacalorie. Però in generale devo dire che anche quello che abbiamo mangiato ieri, a parte la panna di latte di cocco, per il resto era assolutamente perfetto per quella che è appunto la mia dieta del piano alimentare. Per quanto riguarda invece altre cose, ho preso queste vaschette perché vorrei fare tipo una lasagna di verdure con zucchine, melanzane, principalmente zucchine e melanzane, non so se mi è... In realtà ecco, anche la zucca forse ce la potevo mettere, comunque vabbè. E poi surgelare delle monoporzioni in modo tale da averle pronte così, anche magari per Nicola se se le vuole portare al lavoro. È una di quelle cose che non ho mai fatto, non so se riuscirò a farla in settimana. Comunque oggi penso che verrà Debs qui nel pomeriggio. Per il resto oggi non sarà una giornata molto interessante perché passerò tutto il giorno davanti al computer. Staccherò appunto quando ci sarà Deborah, però per il resto sarò tutto il tempo al computer a montare, rispondere a mail, leggere contratti, organizzarmi e... tutto un po' noioso così. Nicola è al lavoro. Invece domani sarà una giornata un po' più dove, come ieri, uscirò di casa, che ho un po' di giri da fare per la salute. Soprattutto domani ho anche la dermatologa, magari con la G, la dermatologa. L'ho prenotata in particolare per questo coso qui, volevo capire insomma cosa fosse, se è il caso di toglierlo, se no, ormai è tanto tempo che sta qua, e poi una controllata in generale. Alla fine ho deciso che volevo il tonno, però fare pasta col tonno già solo a dirla mi veniva un po', è buonissima, l'amo, però mi viene un pochino la tristezza del, non so, pasto universitario, quindi ho detto ok, switch, invece della pasta faccio il farro, perché ce l'avevo ancora, anche se fa un po' freddino. Vabbè, mi sono fatta questo farro, tonno, pomodori, insalata, adesso me lo vado a mangiare di là, mentre mi guardo Love is Blind, che sto guardando la seconda stagione di appunto L'amore è cieco su Netflix, e ho visto che anche Kim Kardashian sta in fissa, ed era la prima volta che lo vedevo, cioè non ho mai visto la prima stagione, quindi poi penso che me l'andrò a recuperare, ma ormai mi finisco questa qui. Io pensavo fosse tutto uguale, no? Invece no, cambia. Le prime puntate praticamente mettono, non lo so, 20 ragazzi e 20 ragazze in due case senza che si possano vedere, l'amore appunto è cieco, però si incontrano in una sorta di quasi di confessionale, comunque una stanza divisa da un muro e dall'altra parte c'è l'altra stanza dove possono entrare un ragazzo e una ragazza alla volta, e quindi solo con la voce possono conoscersi. E devono decidere poi di... cioè uno dei due deve fare la proposta all'altro, effettivamente di matrimonio, però poi non si devono sposare per forza, perché la cosa continua, quindi escono solo una serie di coppie. Non tutti devono per forza accoppiarsi e devono per forza trovare una persona, infatti ci sono persone che non si sono più viste nella serie, non so se si rivedranno alla fine, ma per ora diciamo che ci si concentra su 6-7 coppie che sono riuscite a nascere. E per quanto riguarda poi le puntate successive, vanno, innanzitutto si incontrano fisicamente, quindi c'è per la prima volta l'incontro fisico, e poi vanno in una sorta di resort bellissimo dove tutte queste coppie si incontrano anche insieme tra loro, passano questi giorni prima in un paradiso idilliaco, poi adesso stanno tornando ognuno nella propria città natale, nella propria vita, e quindi sono nel momento in cui sono alla sesta puntata in cui conoscono ognuno le famiglie dell'altro. E diciamo che hanno 4 settimane dopo che si sono scelti attraverso il muro per decidere se effettivamente sposarsi o meno. E già vedo delle coppie che ovviamente non si sposeranno mai, cioè c'è uno che continua a dire che tipo lei non le piace fisicamente, non capisco perché sta andando avanti a conoscere la famiglia, forse perché ormai devono andare avanti fino all'altare dove poi dovranno dire sì o no. E c'è anche un po' di drama, perché ad esempio ci sono delle coppie che, cioè lui si era proposto a lei, ma lei gli ha detto di no e ha detto di sì a un altro, e quindi poi lui ha scelto tipo la sua seconda scelta e si sono rincontrati tutti in questo resort. Uno di quei programmi per staccare la testa che mi sta piacendo, mi intrattiene. Dirti che è? Ah, è venuta la mia amica! Sammy, sì! Stavo pensando invece che stare a casa forse vorremmo un attimo scendere, però io devo finire un attimo di pubblicare una cosina. E c'è zia! Amore! Ma guardate questa gatta che prevaga!
Sì, lei sì. Più o meno. Umore. Ma mamma te la compra una scarpetta pure a te così? La vuoi? Te la compra? Fai la vaga? Debs è appena andata via. Io adesso sono indecisa se iniziare a cucinare oppure se lavare i capelli. Sì, dai, penso che mi laverò i capelli. Così poi con il turbante in testa mi metterò a fare la prima parte della cena, aspettando che torni Nicola, e poi la restante parte. Oggi ho fatto sia a Deborah che a me stamattina una maschera alle mani che mi piace un sacco. Non so se è ancora in vendita, perché mi era stata inviata un po' di tempo fa, adesso ne è rimasta poca, ci potrò fare due volte, due tre di crochet. Se la trovate è troppo carina. E poi sopra ho messo una crema mani di Savon, ne ho anche un'altra di Ave & May. Cerco di tenere due creme mani aperte al bagno e sparse per casa, ce n'è una di Rituals nella libreria, insomma, non devono mai mancare perché di questi tempi devo sempre avere le mani abbastanza, cioè non secche, l'importante è che non siano secche. Quindi boh, sì, dai, penso che adesso mi laverò i capelli. Oggi è stato un giorno un po' così. Eccoci qua, io e la mia assistente per preparare il nostro formaggio greco alle spezie messicane al forno con verdure. Innanzitutto questa è la ricetta numero 8. Questa in realtà è veramente strasemplice. Bisogna lavare e tagliare tutto, compreso il formaggio. Poi preparare tutto nella teglia al forno e poi devono stare 20-25 minuti là dentro. Mi prendo l'iPad e mi metto, penso, Love is Blind, perché ormai sono curiosa e voglio andare alla fine. Che se mi sono spoilerata su Instagram quali coppie stanno insieme e quali no. C'è stato un cambio di programma molto bello e molto conveniente per me, perché Nicola ha detto che voleva provare a farla lui da solo una ricetta. È andata bene perché è una delle più, in teoria, semplici, quindi sta facendo lui alla fine, mentre io ne posso approfittare per lavorare e devo montare un video che dura 2 ore e dura molto di meno. Quindi metto un bel bicchierone d'acqua. Sì, amore, è bellissimo questo questo piatto. Ma adesso ho pensato mentre tornavo a casa. Sì? Sì, inizialmente dovevo preparare un piatto di carne, poi ho detto ma perché non facciamo questa cosa con la fede e con le spezie messicane che praticamente nascondono completamente il colore della fede. Tu non sai cosa ti stai mangiando più. Ora un generoso filo. Generoso filo. D'olio d'oliva. Guarda come si genera. Che? Guarda come si genera. Filo d'olio d'oliva generosissimo. Basta. Infornate e cuocete. Ok. Inforni dove? Tutte le manizzozze, così pulisco queste cose. Sì. E voilà, ecco il piatto di stasera. Molto bello. Preparazione e presentazione molto bella. Adesso assaggiamo. Yes. E ci finiamo di vedere il film Io sono tempesta. Buonissimo, inaspettatamente buona. Un'esplosione di sapori. Vero, molto buono. A me è piaciuto sia questo che quello di ieri, stesso livello. Nicola forse più questo. Sì, perché è proprio inaspettato, come dire, no? Quello di ieri più o meno ti aspettavo, qual è il sapore, molto gustoso, molto buono. Questo è un piatto di verdure, sembra invece che stai mangiando, no? Mm-mm. E poi una scoperta, la feta al forno, non l'avevo mai fatta. E forse mi piace ancora più che fresca. Sì, sicuramente. La feta fresca, niente di che. No, beh, a me piace la feta fresca, nelle insalate. Però così è troppo buona, cioè diventa quasi un parmigiano, cioè una roba a metà spaziale. Buongiornissimo, mercoledì 9 marzo, sono leggermente in ritardo e tra l'altro non mi ricordo se prima di fare l'analisi del sangue, oltre a non mangiare, devi anche non bere. E nel dubbio non ho neanche bevuto, quindi sto morendo di fame e di sete. Devo dire che fortunatamente non sono mai stata una di quelle persone che ha troppa paura di fare l'analisi del sangue, del lago, del prelievo, tutta la situazione. E invece sono circondata di persone che hanno paura, tipo Nicola e Deborah. Penso che dentro di me ci sono alcune cose che, più che non farmi paura, ho sempre pensato, le devo fare. Più la mattina per andare da mia mamma c'è un traffico infinito, quindi devo beccare l'unico momento prima che inizi il traffico. Corriamo. Signore e signori, la mia mamma. Buongiorno. Sto facendo un vlog della settimana e quindi adesso siamo stati a fare l'analisi del sangue
Le ho fatte, ci ho messo 2 secondi. Alla fine il segreto è solo non guardare per me. E lui era bravissimo, non si è, a livello anche di sensazione non si è sentito niente. Era molto giovane, aveva tipo la mia età. Sì, da rifare. Quindi molto giovane. Sì, da rifare assolutamente, non vedo l'ora di tornare. E no, adesso stiamo andando a fare colazione. E poi penso che andremo dalla dermatologa però prendendo Uber, perché è in una zona di Roma dove è un po' difficile trovare parcheggio. Non solo perché è la zona difficile, ma ho visto che c'è la Luis attaccata, ci stanno un sacco di sedi universitarie, non lo sapevo, ma ieri nelle mappe l'ho visto, quindi alla fine niente. Alla fine dopo una lunga scelta, no ma che camminata, poco basta. No, dopo una lunga scelta, perché c'erano 3000 cornetti, abbiamo scelto Pangocciolo e cornetto al pistacchio. Sono qui in attesa dalla dermatologa, perché però sola, perché mamma non poteva accompagnarmi, se non fanno proprio entrare accompagnatori qui dentro. Quindi niente, sono in attesa. Con lo studio qua di fronte. Vediamo qua intanto come va. Che pizza che non può venire la mia mamma. Comprare qualcosa per tenere il telefono un po' più in alto, perché questa ripresa non mi rende giustizia. Comunque, fatto anche dalla dermatologa, è tutto ok. Sono andata principalmente per qualcosa che mi è spuntato qui negli ultimi 2 anni e io noto tantissimo anche truccandomi, e mi rimane cioè sembra tipo un brufolo, ma non è, perché non è rosso, non ha la punta, ovviamente purtroppo l'ho provata a schiacciare, probabilmente sbagliando, però non lo è. Quindi, vista anche l'esperienza che ha avuto Valentina Ferragni, non so se avete notato, ma aveva una cosina così sulla fronte e poi ha scoperto che era qualcosa che andava tolto e di maligno e che aveva una radice profonda. Quindi già me l'aveva visto, diciamo, il chirurgo, però volevo anche che lo vedesse la dermatologa per avere una certezza in più, e lei mi ha detto con lei mi ha detto con sicurezza assoluta che è un neo, che appunto è spuntato, cioè i nei spuntano con l'età anche, e lo vedo sul corpo dove ne sono spuntati tantissimi di quelli piatti classici, con l'età, con il sole, con tante cose. Poi ho un neo sulla schiena che controllo sempre, ma anche quello mi ha detto tutto a posto. Sempre è solo una questione estetica, diciamo, se li voglio o meno togliere. Solo che questo sul viso, non so quanto mi conviene barattare un neo, come posso dire, non piatto, per poi una mini cicatrice. Forse a questo punto me lo tengo, anche se non mi fa piacere, perché sembra un brufolo e ogni volta che mi trucco mi dà fastidio, no? Perché comunque poi vabbè, faccio sempre il paragone con tantissimi altri beauty creator che hanno queste pelli perfette, e una volta che metti il fondotinta è tutto bello liscio, invece qui c'è questo bozzolino che esce fuori. Tra l'altro non avevo avuto ancora occasione di farvi vedere la motorella che si è fatto Nicola. E è molto bella, poi così gialla lime, è giallo o verde per voi? È tipo, è il giallo lime o è il verde lime? In generale il colore, qualunque sia, comunque è questo, e molto bella. Già provato a stare dietro, per nulla comodo, zero comodo. È proprio qui, buddy, bravo, eccola la sorellina. E come fai a prenderla adesso che sei nascosta qua? È lei la sorellina. E mo come si fa? E lei, sì? L'odore è quello. Vieni qua, Buddy. Qua, qua. Guarda. Eccola. L'hai acchiappata. T'ha preso. T'ha preso. L'hai proprio presa. L'hai proprio presa. Ci sono un mostro qua. Cucù. Eccolo, Buddy. Ma come gli dai le pizze? Gli dai le pizze? Mi guarderei tutto il giorno, mi farei un canale YouTube. Mi sono fatta un eyeliner blu con, cioè seguendo tipo cosa mi diceva di fare il filtro di TikTok. E adesso sì, devo dire che ho deciso di fare questo, bistecca di manzo.
e carote al cumino. Devo fare anche uno yogurtino con l'erba cipollina, io amo l'erba cipollina. Quindi ho tutta la ricetta, me la metto a seguire, questo fa parte del contacalorie. Ovviamente c'è la carne, quindi non della parte veggie. E qui c'è un'altra bimba che ha molta fame. Carino questo eyeliner così semplicino. Very pretty, ero molto indecisa se farlo viola, verde o blu. Però blu non l'avevo, cioè non penso di averlo mai fatto grafico, quindi... l'ho fatto. La faccia è simile, sì, però le carote a me sono venute troppo crude, cioè anche qui si vede che sono molto più glassate e più cotte, eppure le ho tenute, bisogna poi ovviamente aggiustare ogni volta, per forse anche i miei spicchi sono molto più grossi, forse yeah. Effettivamente ora che mi guardo, comunque vengono sempre dei piatti bellissimi da vedere, sì, buonissimi da mangiare. Colorati. Tu mi sembri troppo dolce per questo mondo cattivo, vero Mimma? È stata qui a dormire tutto il tempo. Se volete ve lo rilascio il link di questo, di questa amaca dalla finestra per gattini, fino a 18 kg. Infatti anche Deborah Kai in Coon, che arriveranno a pesare tanto se l'hai ordinato. Io ho fatto una live su TikTok, una live planning, organizzazione, così non prendevo il telefono, e adesso sono le 17:30 e quindi è uscito il video e ho staccato la live, così chi voleva per compagnia si andava a vedere il video. Però io continuo al PC perché ho un sacco di cose da fare, ho preso anche treno e hotel perché la prossima settimana devo andare a Milano per un progetto unghie carino, e niente, adesso continuo a rispondere mail, cose, e dopo devo anche registrare una cosina skincare. Ti piacciono i pulcellini? Che ne pensi? Come li chiamiamo? Li puoi mangiare? Questo è un gabbiano, mamma. Wow! Vuoi prendere gli uccellini? Sono la mamma più noiosa del mondo, raga. Innamorata totalmente dei miei animaletti. Non ci si fa il verso? 5 uccellini! Ci sono rimasti 2. 2 uccellini, come all'inizio. Questa è la storia degli uccellini, è il fulcro del vlog questo. Sono letteralmente passerotti su un'antenna. Buongiornissimo, giovedì 10 marzo, oggi sono in una location molto carina con un ospite d'eccellenza. Con un ospite molto carina. Con un ospite molto carina. Stiamo facendo planning. Un brunch planning. Sì, in realtà stiamo chiacchierando, guardando video su TikTok, ogni tanto scriviamo una frase secondaria. Allora, devo dire che oggi non mi sento benissimo. Infatti ho preso finora tipo un tè al limone e 2 biscottini giusto per mettere qualcosa nello stomaco, perché non... stare a digiuno non mi fa bene. Ho dormito tanto, ma non mi ha svegliata questa cosa, non so perché. Chiedetemi qual è il mio colore preferito oggi. E c'è anche Babina, vero vero di mamma. Oh, che si è appena mangiucchiato un suo premietto, perché è tanto buono, il cane più buono del mondo. C'è il cane più buono del mondo, vero? Ci siamo portate qui un po' di cose per fare planning, tra cui anche ovviamente computer, varie penne e pennine, pennarellini e agende. Adesso in realtà io ho fatto un po' quello che dovevo fare al PC e lo spring comincio con le agende, e volevamo anche ordinare, che ore sono? Vabbè, in realtà è anche presto, possiamo aspettare un'ora. Aspettare ancora una ventina di minuti per chiedere almeno. Esatto, per fare pranzo, la parte lunch del brunch. E volevamo farci qualche foto anche prima che i miei capelli mi dicano addio, ma vediamo. Dai, appena togli il computer ci attrezziamo. No, ma la devo cambiare, ho già iniziato a vederne un pochino. Plot twist, ho la febbre. Che svolta, questo giovedì inaspettato. Mi sentivo di avere poche forze, ma non l'ho associato a quello subito. Vi chiedo, secondo voi, Bri ha voglia di giocare o è Buddy che gli rompe il cacchio? E per me è palese che lei vorrebbe dormire. Fai piano, Buddy. Piano! Con questi dentini fai male, io lo so. Guarda la poverina. Buddy, fai piano, mamma. Guarda, mo' ti dà una cinquina, eh. È buona e cara, sorellina, ma...
c'è di più simile che c'è a una santa su sto pianeta. No, Buddy, piano piano. Bravo, piano piano. Impertinente. Non vuole svegliare, niente, non può restare. Ma che rottura che sei. Amore, che mi guardi come a dire salvami, mamma. Io volevo solo dormire. E sta palla rosa? Ecco la palla rosa. Bravo. Ti ho salvato, amici. Reason why you should have a cat. Always there for you when you're sick. So, buongiorno, buongiornissimo, venerdì 11 marzo. Ieri ho smesso poi di registrare perché appunto sono stata male, penso di essermi presa un virus intestinale già domenica, ero stata male. Comunque per sicurezza domani andiamo insieme a fare un bel test Covid per capire se è quello, però oggi mi sono svegliata cioè ieri la febbre era arrivata a 38,5. Era tantissimo che non stavo così male. Tra l'altro i programmi della giornata erano tutt'altro, perché già al brunch, cioè già domenica ero stata male intestinalmente. Avevamo prenotato questo posto dove andare a fare questo brunch io e Deborah da un sacco di giorni e portarci tutti i PC, le agende, fare planning, fatture eccetera insieme, per uscire anche un pochino di casa, però fare qualcosa insieme, una sorta di beauty office on the road, e quindi non volevo rinunciare, mi sono preparata tutto quanto e lì non riuscivo a concentrarmi, infatti ho fatto pochissime cose perché la testa era così, quindi poi siamo tornate a casa, però mi sono misurata la febbre, poi alla fine ce l'avevo tipo 37 qualcosa e poi durante la giornata è aumentata 38, 38 e mezzo, ovviamente ho preso anche medicinali e tutto, poi ieri sera mi sono addormentata comunque ancora con 38, ma così forte non ce l'avevo da veramente tanti anni, da chiedere a Nicola di accompagnarmi al bagno perché proprio non avevo forze nel corpo, tanto mi sto anche mostrando in questa situazione perché poi il programma di ieri tra le cose era andare in palestra e farmi la doccia, invece ovviamente non ho fatto nulla di nessuna delle due cose. Per ora la febbre non c'è. Oggi non devo sforzare il corpo. In più questa settimana, cioè oggi, arriva Kaylid, la creatrice di Cash Beauty a Roma, il brand con il quale ho creato la mia box di prodotti, che dovete assolutamente avere, ci sarà per marzo sicuramente, mi hanno detto appunto sul sito. Ci saremmo dovute incontrare. Io adesso l'ho scritto stamattina di questa situazione, ho scritto sia a lei sia al team del brand. Potrei farmi anche un rapido nel frattempo. Eccomi qua, tutta imbacuccata. Sono portato anche l'aiutante con me. Ecco la bambolina di mamma. E tu? Andiamo. Ok, I'm home. Ho fatto il rapido, non c'era fila, non c'era nessuno, anche se avevo anche prenotato. L'ho fatto 20 minuti fa, mi hanno detto che se fossi stata positiva mi avrebbero chiamata entro 15 minuti, oppure entro un'ora riceverò una mail con l'esito, che però sarà in teoria negativo. Dimmi tutto, sì. No, ma più che altro no, ti volevo chiedere. Calendario, video. Ok, mi sento meglio, quindi ho cominciato a cucinare qualcosa, forse ve l'avevo detto all'inizio del vlog, che voglio mettere in freezer per fare delle mini mono porzioni, 4 zucchine e 2 melanzane tagliate, abbastanza sottili ma non troppo, e l'ho lasciata andare col coperchio chiuso così che con il vapore si sono fatte, poi ho aggiunto un po' di sale, coriandolo, non mi ricordo che altro, e l'olio l'ho messo soltanto adesso, un cucchiaio a crudo, così, e così sarà un po' la base della mia lasagna. Farò questo, adesso grattugio il parmigiano, faccio la besciamella con la farina, e tutto è nato in realtà proprio dalla farina, perché scade tra pochi mesi e volevo finirla, e una delle idee ho detto dai, ci faccio la besciamella per delle lasagne da mettere in freezer, e c'è anche la mozzarella della pizza. Tutte cose che ovviamente oggi non potrò mangiare, però vabbè, le preparo e le metto tutte in freezer. Chissà come verrà. Secondo me devo fare una tipo sottostrato verdure, lasagna, verdure, mozzarella, lasagna, verdure, besciamella. Boh. Ciao, amore.
Ok, mentre Love is Blind va, ecco le lasagnette. Alla fine ne sono venute 5 alla perfezione. L'unica cosa è che mi sono avanzate sia le lasagne che avevo aperto, che poi avevo preso addirittura 2 pacchi, ho usato queste qui. Quindi, ok. Avanzata mozzarella, farina, insomma, il parmigiano ne ho ancora per fare anche besciamella e topping. Quindi ho detto, vabbè, funghi e piselli e ne faccio un'altra. Adesso trovo un contenitore. Però è arrivato il momento di mettere al forno loro. Gli strati li ho fatti esattamente come vi ho detto prima, quindi besciamella, lasagna, verdura, mozzarella, besciamella, parmigiano, lasagna, verdura, mozzarella, besciamella, parmigiano, basta, perché più di 2 strati poi non si chiudevano bene. It's time, allora basso a 180, dovranno stare 20 minuti. Perfette, perfette. Sì. E voilà, eccole qui, sono molto carine. Nel frattempo ho fatto l'altra che vi dicevo con funghi, piselli e anche prosciutto crudo, ma in realtà abbastanza scarna perché i funghi erano pochi. Iniziamo Love is Blind Brasile, vediamo se è all'altezza. Dai, sono abbastanza proud. Ho anche spazzato per tutta casa oggi. Una casalinga. Allora, voi mi vedete così viva, ma Nicola ha appena provato a farmi fuori con una camomilla al retrogusto di... Retrogusto di? Omicidio. Omicidio. Mi ha fatto la camomilla. Anche... Dimmi come stanno, che siamo No, caro, mi dispiace proprio. Sulle gambe. Ma stavo per berla, ce l'avevo così sulle gambe lui e non direttamente sulle gambe, sotto c'era il plaid che stavamo condividendo. Lui dice devi fare una scutugliata al plaid per metterselo probabilmente meglio, rovesciando sulla mia camomilla e addosso a me, tra l'altro in tutta questa zona qui, fortunatamente, allora non vi posso far vedere però sono rossa tipo qua, però fortunatamente essendoci il plaid che è molto spesso ha assorbito tanto, io poi sono subito schizzata, ho fatto ed ecco qui, ero letteralmente seduta io qui e Nicola lì. Ah, è bravo, io l'avevo mentre non ci sei. Tutto ciò che stiamo vedendo, Little Italy su Netflix, un filmetto ma così carino, che poi ogni volta che vedo Emma Roberts, che è l'attrice, la protagonista di questo film, penso sempre che è la figlia di Julia Roberts, poi cerco su Wikipedia e scopro sempre che è la nipote. Anche da venerdì 11 marzo è tutto, ci vediamo domani, vediamo cosa succederà. Ciao, vuoi guidare, buddy? Adesso siamo al percorso che ci porterà a fare il drive-in molecolare. Ragazzi, non potete capire che ridere, a parte io oggi, cioè se non entro in doccia veramente, ridissimo perché... Allora, questa è la macchina di Nicola, che io prima di avere la mia, che ormai la mia l'ho presa a ottobre, quindi un po' di mesi, guidavo sempre, ho fatto 2 giri, non trovavo parcheggio, ho detto dai sali, intanto io sali con Buddy, io qua cerco parcheggio, dando per scontato che io la sapessi guidare, ovviamente avendola guidata per anni, e Nicola poi tipo io mi metto qui e Nicola fa ma sei sicura che la sai guidare? E ho fatto ma sì, tranquillo. Neanche fa tempo ad attraversare la strada che io metto tipo... Allora, la Smart non ha frizione, ha soltanto freno e acceleratore, quindi il piede sinistro non lo usi, lo appoggi e sta lì calmo. E io infatti l'avevo messo lì relax, spingo soltanto il freno, metto la retromarcia, si spegne la macchina, comincio a ridere. Sia io che Nicola fa ma forse è meglio che non salgo, forse è meglio che faccio ma no, però raga, ridevo troppo, avrei voluto troppo riprendere la scena. Maledetto che non ho qualcosa dove attaccare il telefono. Raga, io in fissa anche con l'amore cieco Brasile e sto imparando anche qualche parolina. Tipo, dicono spessissimo serio e giura, giuro. Per dire, ma davvero? Davvero? Giura, giuro, cioè tipo così. Ma lo dicono spessissimo. Ehi? Tu? Poi hanno questa cosa di prolungare le vocali alla fine che mi piace tantissimo. Ah,
Poi mi piace tantissimo proprio la cadenza che ha come lingua, molto più dello spagnolo. Non è nemmeno la sua responsabilità, io acho, sabe? Sabi. Silêncio, comigo mesma, tentando. Comigo mesma, tipo come medesima, come stessa. Comunque qualcosa si impara sempre guardando le cose anche con i sottotitoli. Beh, dai, non vi spoilero. Stasera facciamo una delle 5 ricette, ovvero 1000 foglie di tortilla messicana, anche perché ho scoperto che nel mix di spezie non c'è peperoncino, quindi ok, tra l'altro sto bene, non ho più avuto problemi, quindi posso mangiare anche piccante, però l'ultima, ovvero la ricetta con il peperoncino, ce la teniamo per domani. Sono troppo curiosa perché per questa ricetta, ovviamente, ci sono le tortilla di mais, queste sono proprio di HelloFresh, guardate quante sono belle, gialle, very curious. E c'erano anche ovviamente i pomodorini. Nicolò per un mega pezzone. Devi mangiare quello e un po' di pomodorini insieme. Buono. Ragazzi, buongiorno! È arrivato il response del molecolare and I'm officially negative. Oh, che bello, oggi c'è un sacco di sole, non vedo l'ora di uscire fuori di casa, vero patato? Che meraviglia, la mamma negativa, che meraviglia questa godina. Stasera ci sarà la cena a casa di Deborah, anche con Martina e Ale, ragazzi che avete sicuramente visto alla Christmas cena, perché non ha mai fatto una cena a casa sua con tutti noi. Sei felice pure tu che senti la mamma felice? Sei la felicità di un cane, che è grande come la mia testa, ma dal vivo... è molto piccolo, non so perché in foto sembra molto grande. Ogni volta che incontro le lady dal vivo con e ho Buddy con me, mi dicono sempre: ma quanto è piccolo, dalle foto sembra molto più grande, dai video sembra molto più grande. Ah raga, comunque Love is Blind Brasile, loco, cioè ieri ho finito di vederlo quasi tutto, è da pazzi, cioè già avevo detto che le emozioni sono tutte molto più intense. Però non ha, cioè, Love is Blind America 1 e 2, come finisce, ovvero le coppie che si sposano, ad oggi stanno ancora insieme, perché l'ho controllato su Instagram. Invece quello Brasile no, infatti ci sono delle coppie, cioè, specialmente una coppia che si dice sì sull'altare e si sposa, quando durante tutto il percorso, dopo le capsule, non erano per niente compatibili. Lui è odioso, maschilista, diceva delle cose, non rispettava il suo lavoro... di lei, non la rispettava proprio come donna, poi cioè gli diceva tipo perché lo riconosci che la donna è il sesso debole, che lui era un donnaiolo, cioè le stava praticamente dicendo che l'avrebbe tradita, non ho veramente capito. E infatti poi dopo non rimangono insieme, addirittura lei si mette, l'ho scoperto tramite Instagram, con l'altro con il quale lei era indecisa nelle capsule, infatti di questo sono molto contenta, addirittura aspettano un bambino. Mamma raga, quanto chiacchiero. Ed è subito colazione fuori, il nostro, guardate che scarpine, il nostro super giocatore di padel. Com'è andata? Oggi perso, ma per poco, ottima partita combattuta, molto combattuta. Guardate qua, Nicola ha fatto l'impasto della pizza, fa un profumino, così poi fa i panetti, li suddividiamo e li metteremo in freezer. Oggi facciamo invece l'ultima delle ricette di HelloFresh, ovvero nuggets di cavolfiore. L'unica cosa è che appunto io non mi metterò il peperoncino, comunque penso ancora un attimo sia meglio evitarlo. In generale io peperoncino non è che non digerisco molto bene le cose piccanti, ne posso mangiare ben poche. Ma devono dorarsi, devo dire... E non potevamo non farvi vedere anche l'ultimo piatto della settimana, devo dire... Ad occhio, super riuscito. Questa cosa della panatura con il panko, buonissima. Cioè, buona non lo so, bellissima, però. Buona perché è quella tipo della tempura, no? Buona. Finalmente siamo usciti. Stiamo andando a fare merenda in un posto che si chiama Fabbrica e che fa dei tè molto, molto buoni. Il make up di oggi è dalla palette di Cash Beauty, la Color Trip, che ha una fila di tutti quanti eyeliner che si attivano con acqua. E mi piace tantissimo quella fila e mi sto sbizzarrendo, devo dire, questa settimana. Oggi ne ho fatto uno sfumato da viola caldo a viola freddo. Carino.
e ho fatto l'inner corner con un tipo verde acqua che c'è nella palette brillantinato. Eccoci qui. No, devi stare qua in braccio a mamma, non pensare. A pieno di cosine buone da mangiare, siamo da fabbrica. Ed era tantissimo che non ci venivo, ma tantissimo. È stato molto molto rilassante. E hanno una selezione di tè infinita. Questo è il posto. Raga, il mio cuoricino si sta spezzando. Alla fine abbiamo deciso di andare io e Nicola senza né Buddy né Brie, perché Brie ha cominciato a girare vicino a noi, si è messa nel nei trasportini e ci chiedeva letteralmente di venire con noi o comunque di non lasciarla sola, anche perché oggi l'abbiamo lasciata sola parecchio, sia stamattina che pomeriggio, e adesso stiamo riuscendo e non è abituata nel weekend. Come in realtà tutti i gatti, abitudinaria, e quindi sa quando è il weekend, capisce quando non stiamo lavorando e in teoria passiamo più tempo con lei, quindi alla fine abbiamo deciso di lasciare anche Buddy. Ma in realtà io la vorrei anche riportare Brie, perché a casa loro siamo andati solo una volta e non era andata bene, ma anche perché subito è stata messa in mezzo a due gatti, invece secondo me bisognerebbe fare prima uno e poi l'altro. Però questa non era la serata adatta perché appunto ci sono anche Martina e Ale. Ho preferito lasciarla insieme a Buddy, anche perché comunque Buddy oggi è uscito sia mattina sia pomeriggio, quindi va bene anche che sta un po' a casa, impara anche lui a non stare sempre con la mamma. Devo ricordare di comprare un po' di cosine per questa mia macchina, anche perché ora che è lavata dentro ci sta il profumatore. Devo comprare un po' di robetta. Oddio, ma oggi è domenica sera, quindi finisce il weekly. Tra l'altro, io e Nicola stiamo portando, cioè, ora prendo anche Nicola, stiamo portando un panetto di pizza e anche il mattarello, perché Deborah e Fi non ce l'hanno, per farla con la Nutella. Ele, come va con la dieta? Che dire? Bene, amica! Signorina! Ciao, signorino! Che hai trovato di interessante? Questa zampa della sedia è da prima che... Sì, non so perché non ti innamorate delle serie. Allora, c'ho un classico. Che bello, il tappeto. Ma il stai sopra? Il salsiccio. Come sta? Con la signorina. Ma io mi piace il salsiccio. Signorina là! Signorina! L'ho vista! L'ho vista! L'ho vista, signorina! Salve! Chi è zia, mamma? Che bello questo pure, eh? I like. Comunque mi piace un sacco come è sistemato. Piace a me? Cioè proprio... Sì. Allora, qui abbiamo una lezione... Una lezione... Dillo che è un esperimento. Allora, Ivi ha comprato il biglietto per la lezione. Sì, vuole imparare a fare la pizza. Vabbè, ma devi fare così, cioè, devi spiegare. Che ridere che sei qui. Tutti a bidetto. Poteva farlo tranquillamente in cucina. Ma no. Che cosa stai facendo? Io ci sono arrivata poi. Sai cosa sembra quando stai in giro, tipo noi camminando al mercato, e poi c'è quello che ti fa vedere come si pulisce. No, quelli sono stracci. Gli stracci. Gli manca il microfonino. Vero? Allora, la dimostrazione. Ti spiego come funziona. Mi cucina con Benedetta, amore. Vai, allora. Prendete il vostro panetto. Adagiatelo. Dai. Volete una forma in particolare? C'è una forma di coco? Anni la coda! Ma devo riscaldare il forno intanto? Ah, il mattarello vedo che interessa in famiglia qua. Va bene, amore, a triangolo, adesso che forza lo tolgo. Ma la fai volare. Per me questa plot twist di serata... Io non riderei troppo, comunque se non arriva a cucinare a casa vostra. The shade. A pulire e a cucinare. Pure. È vero. Ma poi che ride, che carina amica mia che mi ha chiesto qualche giorno fa
fa, dai, allora vengo così ti aiuto a organizzare per la cena. Perché pensavo cucinasse lei. E infatti io ho detto, ma organizzate che ordiniamo. Io ho detto, state, ma che cucinate stasera? Che bella questa tortiglia. Una tortiglia perfetta, marinachos. No, non è vero, è buonissima, già lo so. Quello è tipo quello cracker proprio. Sta fetta qua. Ok ragazzi, è martedì e non posso non vloggare il fatto che Kaylee Cashel, la creatrice di Cash Beauty, sta per entrare a casa mia e stiamo per registrare un video YouTube insieme. Non posso non registrare questa cosa. Sono troppo... I need to calm down. Also, I have rinforzi, which are my cat, you should meow. My best friend, meow. And my baby, which is always happy. I have everything ready. We're about to film with my Cash Beauty box. I'm excited! And then I hope we can go drink. No, raga, voi non avete capito il livello di ansia. Perché non sono più abituata a conoscere persone. Ma poi lei. Comunque, raga, che bella giornata. Cioè, io assolutamente nella mia vita, quando e se dovrò comprare una casa, la voglio che il pomeriggio ha il sole. Dove deve affacciarsi per avere il sole a quest'ora e nel pomeriggio? Lo preferisco al sole di mattina, vi dico la verità. Ovviamente tutto sarebbe meglio. Zubi zubi zu. Buonasera. Non è che voglio fare ipocondriaca. È brutta questa la trovara. Mi perde presto. Cazzo mi rido perché è vero. Stavo montando il vlog e mi sono resa conto di non aver mai fatto quella chiusura, perché talmente ero emozionata del fatto che è venuta mia sorella. No, Kaylid. E non ho potuto registrare dopo perché lei mi ha fatto il trucco, non voglio spoilerarlo, uscirà prossimamente, appena riuscirò a montare 2 ore e mezza di video in inglese, ma ce la farò. Mamma. Quindi sono qui per chiudere il video. In realtà ho visto che è venuta fuori una bella lunga chiacchierata, spero che vi piaccia e che vi tenga compagnia. Io penso che voi avrete tutti questa faccia più o meno mentre state guardando, sì, il video, così nel letto, con magari un cracker, sì, mangiando qualcosa così. In caso, se vi è piaciuto e volete vedere altri weekly, fatemelo sapere con il like, quindi il vostro strumento, la potenza nelle vostre dita. Fatemi sapere se vi piace, se ne volete vedere altri. Noi ci vediamo su Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, sì, Vine e OnlyFans. Ah. Scherzo. Però ci vediamo su Instagram e TikTok. Vi lascio qui sotto tutto quello che vi serve se volete acquistare su HelloFresh. Io penso che mi comprerò proprio un'altra settimana. Sicuramente è stata una di quelle cose che mi è piaciuta veramente tanto fare e che mi incuriosiva già a prescindere dalla collaborazione. Vi continuerò poi ad aggiornare anche su come va in generale con il piano alimentare. Il prossimo incontro ce l'ho ai primi di aprile. Tra lo scorso incontro e adesso che ci sarà il prossimo, devo dire che ho fatto più di uno sgarro settimanale, come avete potuto vedere anche voi durante questa settimana. Nulla di esagerato o di lontano dalla dieta che mi è stata data, però devo cercare di essere un pochino più brava. Vi terrò aggiornati poi. Vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Bye ladies! See you soon!